Benvenuti ragazzi in questo terzo episodio di Fightzone. Sì, lo so, mi dispiace. C'è voluto un bel po' prima che uscisse fuori il terzo episodio, però dovevo mettere in chiaro le idee per il futuro della serie, perché sinceramente mi sta piacendo farlo. Solo però non voglio renderla monotona, sto sempre cercando di inserire qualcosa di nuovo all'interno dello show in modo da non fare passi indietro oppure rimanere sempre allo stesso punto all'interno del panorama di YouTube, visto che comunque già sto trattando un argomento che non è proprio il massimo per molti dei giocatori italiani, visto che i fighting game più o meno non li conosce nessuno. Comunque pensavo di appunto distinguermi dalla massa tramite appunto questo tema all'interno del canale. Detto questo, spero che questo episodio vi piaccia e che vi devo dire? Facciamolo partire!夜が消え、輝きを求めながら眠る。安らかな笑顔は跳ねる瞬きが瞳を染める。赤金の空映し、凍る歯車を重く刻ませ、幾重の時をさまよう空を星なりの。 Unia, Under Night in Bird X Late, è un fighting game sviluppato dalla French Bread Soft e pubblicato dalla Arc System. Non so davvero come spiegarmelo, il titolo è strambo. Ho tante di quelle sensazioni mentre ci gioco che da un lato vorrei lodarlo per quanto il battle system sia originale, ma dall'altro vorrei prenderlo a calci lì dove non batte il sole. Detto così sembra che stia per dire che il titolo fa schifo, ma vi assicuro, non fa schifo, solo... Beh, seguite la recensione e poi ditemi se vi sembra possibile dare un giudizio unanime. Ma perché? In un mondo governato da creature mostruose, energumeni con artigli giganti e waifu, umani e non, esiste una notte in cui possono nascere mostri, i Void, oppure esseri dai poteri incredibili, definiti Inbirth. Questa è la storia base che giustifica l'esistenza dei poteri dei personaggi e badate bene, la parola esistenza ha un ruolo chiave in tutto ciò. Il protagonista del gioco è Hyde, un giovane che dopo essere stato attaccato dai Void viene salvato da un immortale. Per il semplice fatto di essere sopravvissuto alla Hollow Knight, Hyde risveglia il suo potere da Inbirth, distruggere l'esistenza di qualunque essere. Lin addestra Hyde in modo da essere pronto per la successiva Hollow Knight, durante la quale qualcuno cercherà di aprire la porta della risurrezione, porta che permetterebbe di diventare un Rebirth. Questa è la storia del protagonista, ma ovviamente ognuno dei 18 combattenti ha la propria storia e ovviamente il proprio finale, e dall'unione di questi finali si possono capire determinate cose dell'universo di gioco e le motivazioni di ognuno nel partecipare a questa Hollow Knight. Sempre che riusciate a capire il giapponese, si intende, visto che il titolo in questione non è uscito neppure in lingua inglese, anche se dovrebbe nei prossimi mesi, almeno a giudicare da tutti gli screen in giro. Uniel ha un quantitativo limitato di modalità, che ricoprono i classici dei fighting game. Prima di tutto c'è l'arcade mode, la modalità principale del titolo in cui affrontare 10 scontri di difficoltà crescente, da 1 a 5 stelle, in cui verrà raccontata la storia del personaggio che sceglierete. Le restanti modalità sono le classiche Time Attack, Score Attack, il Survival, il Training, ovviamente il versus offline online, che comprende partite classificate e partite del giocatore.
Ora, prima di addentrarci nel gameplay e nell'esperienza online, vi prego di ricordare che non sono un giocatore esperto di fighting game, ma un semplice casual gamer che ha una passione per questo genere. Detto questo, voglio rendere omaggio agli sviluppatori per aver creato un arcade che insegna come comportarsi durante uno scontro online. La CPU, se impostata a 5 stelle, vi mostrerà tutte le combo base da poter utilizzare online e non si limiterà a quello. Se usate troppe volte un approccio, si adatterà di conseguenza e se non fate nulla vi terrà sempre sotto scacco con un pressing estremo e al primo sbaglio vi piazzerà una combo che potreste subire da un qualsiasi altro giocatore e almeno in questo senso giustifica la mancanza di un challenge mode per imparare combo base e meccaniche avanzate, visto che basta sempre osservare la CPU per imparare attacchi e tempi necessari per le varie combo. Persino io ho imparato nuovi trucchi. Ciò tuttavia non giustifica la mancanza di un tutorial. Seppur vero che le meccaniche sono facili da imparare, sta di fatto che non ci sono indicazioni o istruzioni che spiegano come usare alcune meccaniche, come il guard thrust o lo shift. La cosa ironicamente farebbe pensare ad una noncuranza dei programmatori. Poi vai nel training e scopri che hanno addirittura inserito un contatore frame, cosa essenziale per i pro, e quindi una domanda sorge spontanea. Ma a cosa pensavano in quel momento? Per concludere il tutto c'è la modalità customizzazione che ovviamente vi permette di comprare colori aggiuntivi, icone e nuove schede per i vostri scontri online, spendendo i punti che ottenete giocando, online compreso. Penso che abbiate capito già da ora che il titolo è un anime fighting game, un titolo simile nelle apparenze a Ogo Musokyoko, ma di tutt'altra specie. Lo potete considerare come il primo passo per imparare le meccaniche base dei fighting game 2D, e proprio per questo preparatevi ad una guida lunga quanto le braccia di Frankenstein con la barba. I movimenti oramai sapete come sono, le basi sono sempre quelle. I personaggi possono muoversi di lato, abbassarsi e saltare. In salto potete eseguire un air assault premendo D più avanti, oppure eseguire un ground assault che è simile al primo, ma è eseguito a terra e vi fa atterrare proprio sopra il vostro avversario, utile per giocare di pressing, ed alcuni personaggi possono eseguire tecniche come doppi salti o salti tripli. Il sistema di combattimento prevede l'utilizzo di 3 tasti per l'attacco, più 1 per azioni speciali, in genere collegate al vostro mite. I tasti tuttavia vanno letti con una chiave diversa, quindi tenete a mente questo. Il tasto quadrato equivale ad A, il tasto triangolo equivale a B, il tasto cerchio equivale a C e il tasto croce è indicato da D e indica praticamente tutte le azioni speciali collegate al meter. Il tasto A inoltre può essere utilizzato per una combo semplice, chiamata Smart Steer, che infligge danno moderato e se avete abbastanza meter finirà con una delle mosse EX di cui parleremo in seguito. Gli attacchi possono essere connessi dal più debole al più pesante ed è possibile anche il contrario. Utile per difendervi quando il vostro avversario blocca le vostre normal più pesanti e sta per contrattaccare. Lo stesso vale per gli attacchi aerei, utilizzabili in ordine sparso. Le command normal invece hanno regole specifiche per ogni personaggio e molte volte non possono essere connesse ad altri attacchi, anche se questo non è vero per tutti i personaggi. Tuttavia possono essere cancellate in altre special oppure saltando. Le special hanno motion molto semplici da eseguire e si limitano ai classici. La differenza sostanziale è su come si attivano le super. A differenza di molti fighting game, potete usare 3 versioni della stessa special. A e B hanno potenza e velocità diverse in genere, ma non aggiungono ulteriori proprietà. C attiva invece la versione EX della special utilizzata, consumando metà del meter a disposizione. A differenza delle due prime versioni, le EX attivano proprietà particolari della special, come invincibilità, velocità maggiore o recovery minori. Se avete il meter a disposizione potete attivare l'Infinite Ward. Questa mossa finale ha sempre l'invincibilità all'inizio e causa un danno gigantesco, ma ha il difetto di lasciarvi vulnerabili in caso di fallimento. Se invece siete con poca vita potete accedere alla vostra mossa estrema, la Infinite Ward EX. Questa mossa viene eseguita premendo tutti e 4 i tasti ed è più una counter che altro. Tuttavia ha un costo elevatissimo. Oltre a consumare tutto il meter vi costerà il vostro GRD. Principalmente è una contromossa che causa un danno estremo, ma può anche essere usata durante le combo, ma verrà scalata pesantemente in termini di danno. Un modo per ingannare il sistema è tramite il Veil Off. Si tratta di una mossa mono uso a round, che permette di usare una quantità minore di meter per eseguire le vostre special EX e ripristina il vostro GRD nel caso abbia subito un break. Il vantaggio di questa meccanica è che potete usare l'Infinite Ward anche se avete una piccolissima quantità di meter. Lo svantaggio però è che consumerà tutto il meter che avete a disposizione nel tempo. Questo gioco mette la difesa al primo posto durante gli scontri e ci sono svariate meccaniche per difendersi. La difesa standard evita di subire troppi danni dalle mosse avversarie e fortunatamente non potete essere sconfitti da chip damage.
In aggiunta a questa difesa potete usare il tasto D e piccole porzioni di Mither per generare uno scudo. Ce ne sono di due tipi, lo shield normale che nega tutto il chip damage e il guard shield che fa la stessa cosa ma spinge via l'avversario e genera GRD. Tuttavia questo vi consuma il Mither ad ogni utilizzo e per entrambi gli shield dovete comunque utilizzare la difesa corretta per il tipo di attacco. Ad esempio l'attacco alto va parando stando in piedi mentre quello basso va parato stando accovacciati. Per finire avete il Guard Thrust, un attacco che scaccia via l'avversario ma che costa metà del Mither e causa la rottura del vostro GRD. Se siete in Vorpal tuttavia perderete solo parte del Mither. Lo scopo principale dello scontro è ovviamente sconfiggere il vostro avversario, ma per farlo dovrete costantemente muovervi per ottenere il controllo del GRD. Il GRD System è una componente chiave che permette di ottenere svariati bonus durante l'incontro, ma solo uno dei due giocatori potrà sfruttarlo. A decidere chi saranno i blocchi GRD che sono posti in basso allo schermo, e per ottenerli ci sono svariati modi. Muoversi in avanti, eseguire combo, parare colpi, usare il Guard Shield o usare la concentrazione. Perdete invece i blocchi GRD se vi muovete all'indietro, subite combo e danni, oppure il vostro avversario usa concentrazione. Quando il cerchio si riempie, chi ha più blocchi GRD vince e ottiene il bonus Vorpal. Questo bonus permette di ottenere un danno maggiore, rende meno pesanti certi costi dovuti ad alcune meccaniche e dà la possibilità di usare il Chain Shift. Si tratta di un cancel particolare questo, che oltre a resettare la vostra posizione ripristina grosse quantità di Mither in base al numero di blocchi che avete a disposizione in quel momento. L'utilizzo di tale meccanica però vi toglierà il vostro Vorpal e tutti i blocchi che avete acquistato fino a quel momento. Per finire ci sono casi in cui la vostra barra GRD può essere rotta. Questo può avvenire in vari casi. Se mentre usate lo shield o il guard shield il vostro avversario usa un attacco che può superare il tipo di difesa che state usando o usa una presa. Oppure si usa l'Infinite Ward EX. Il sistema di combo dietro Uniel è abbastanza semplice da assimilare ed ha alcune somiglianze con quello di Hogon Muso Kyoku, ma ci sono alcuni elementi che lo rendono molto più profondo. Prima di tutto potete usare i vostri attacchi base per iniziare le vostre combo, ma fate attenzione a quale usate per primo e a quanti ne usate. Usare un colpo in più o in meno può rendere possibile o meno certe combo. Ciò è dovuto all'hit stun che si genera con ogni colpo. Questo infatti, nei fighting game 2D come BlazBlue o Persona Arena, tende a diminuire in base al numero di colpi, rendendo più semplice la fuga per il vostro avversario. Una volta iniziata la vostra combo, potete allungarla in due modi comuni per tutti, mentre i restanti sono in base al personaggio in questione. Il primo è tramite il Jump Cancel, ma questo è eseguibile solo su Normal e Command Normal e può essere eseguito una sola volta per combo. Tuttavia è possibile saltare quante volte si vuole durante una combo se il salto viene eseguito alla fine dell'animazione di un attacco, visto che viene calcolato come un salto qualunque. Il secondo è il Chain Shift, che vi dà la possibilità di continuare le vostre combo da qualsiasi mossa, incluse le Special EX, che in genere permettono solo di massimizzare il danno. Ovviamente, come già accennato, ogni personaggio ha dei metodi unici per eseguire combo. Per iniziare vi consiglio di approcciarvi al gioco usando per primi Hyde, Byakuya e Akatsuki, che sono personaggi che hanno tutti delle curve di apprendimento non molto ripide, a differenza di personaggi come Batista e Hilda che invece richiedono la conoscenza dei personaggi giardi, che sono particolari da controllare. Detto questo, è impossibile dare delle stringhe comuni per tutti i personaggi, ma la maggior parte del cast fa partire le proprie combo lanciando l'avversario in aria e usando quanti più ground bounce e wall bounce possibili, anche se ci sono alcuni casi in cui il metodo predominante è quello del juggle. Un'ulteriore differenza è la possibilità di ottenere più danni mandando all'angolo l'avversario. In questi casi esistono combo specifiche che hanno un danno nettamente maggiore rispetto alle combo normali eseguibili da qualsiasi punto dello schermo. Se volete danni grossi, insomma, dovrete giocare d'astuzia mandando all'angolo il vostro avversario. Con questo si chiude il tutorial su Uniel, ma purtroppo ho delle brutte notizie per voi. Ok, per quanto vorrei dire che questo fighting game sia il punto di inizio perfetto per coloro che vogliono addentrarsi nei fighting game 2D, Uniel ha tutta una serie di problemi che lo rendono non proprio per tutti. Il primo tra tutti è lo sbilanciamento a livello di roster dei personaggi. Per quanto il titolo si sforzi di proporre una sfida alla pari tra i vari personaggi, questo non è possibile per colpa di 5 in particolare. Questi personaggi rendono le sfide online alquanto sbilanciate, quando si sa quale mosse e approcci vanno utilizzati con tali personaggi.
Se è vero poi che una volta imparati anche il più debole del gruppo può andare alla pari contro questi 5 dell'Apocalisse, ciò non toglie il fatto che si tratta di uno sbilanciamento non da poco, dato che il più della lotta viene affrontato da medio-lungo raggio, e questi 5 possiedono attacchi in grado di raggiungervi da metà schermo o chiudervi in un blocco infinito una volta messi all'angolo. Praticamente ridicoli poi sono gli attacchi full screen a disposizione di certi personaggi come Hilda e Batista, e fin troppo potenti o vantaggiosi gli attacchi di personaggi come Gordo e Waldenstein. Se dobbiamo fare una classifica poi, il più gestibile è Merkava, ma siamo ancora a livelli ridicoli di sbilanciamento. Come se non bastasse, anche le special a disposizione dei personaggi sono sbilanciatissime, e questo è dovuto alla presenza di Dragon Punch solo per alcuni personaggi. Questo non sarebbe un problema se ci si potesse difendere mentre sei in aria, ma è proprio lì il problema. Tutti, e non sto esagerando, tutti i Dragon Punch sono imbloccabili in aria come quasi la metà delle special. Ma purtroppo solo alcuni di questi Dragon Punch hanno la classica invincibilità all'inizio, e considerando che alcuni di questi richiedono leggermente più tempo per essere utilizzati, allora, beh, preparatevi a sclerare se prendete il personaggio sbagliato. Uniel è senza dubbio il primo passo nei fighting game 2D, anche se non proprio per tutti. La curva di apprendimento non è ripidissima, le motion non sono complicate e il look generale del titolo è gradevole. Purtroppo tutta una serie di sbilanciamenti non permettono di raggiungere una valutazione elevatissima per questo titolo. Ripeto, il fighting game è sia tecnico che valido, ma ha tutta una serie di robe fuori dal mondo che vanno aggiustate al più presto, almeno per la release europea e americana. Il voto finale per questo titolo è 7. Bene, e anche questo episodio è finito. Uniel è senza dubbio un titolo che vi consiglio caldamente. Se proprio non lo volete prendere in giapponese, aspettate la versione almeno americana, perché da quello che ho capito dai vari rumors, con l'arrivo della versione americana ci sarà un altro guest character all'interno del gioco, che dovrebbe essere il protagonista principale della serie di Skullgirls. Detto questo, spero che continuerete a seguirmi la serie di Fightzone, e vi aspetto alla prossima puntata. Questa è Saluti, out!